Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti ad Americana, la striscia in cui mi occupo di Stati Uniti e dintorni. Benvenuto presidente, complimenti, bentornato presidente eletto. Con queste parole Biden ha accolto alla Casa Bianca Trump dopo l'ultimo incontro televisivo, lo scontro vinto da Trump contro Biden, in seguito al quale poi Biden ha deciso anche di abbandonare ed è stata nominata Kamala Harris come nuova competitor di Trump per la corsa alle presidenziali. Bene, dopo quell'incontro scontro, dopo quegli insulti pesantissimi rivolti soprattutto da Trump a Biden, ecco che il vecchio presidente degli Stati Uniti d'America pochi mesi durante questa transizione ha deciso di scegliere il profilo basso e di accogliere appunto Trump con tutti gli onori del caso. È evidente la differenza anche di stile tra uomo aggressivo, comunque anche verbalmente, come Trump, che non aveva tra l'altro riconosciuto la legittima elezione di Biden, aveva anche invitato poi i suoi uomini a marciare su Capitol Hill, e per questo c'è ancora in corso un processo. Ebbene, la differenza è evidente: Biden ha accettato la sconfitta, un Biden evidentemente stanco. Ci sono all'interno del Partito Democratico le polemiche per la durissima sconfitta. Trump si è presentato accompagnato, è rimasto fuori poi ancora da Elon Musk, che è veramente il protagonista di questa vittoria. In questo momento si sovraespone, interviene in politica estera, dà consigli all'Italia e non solo, dà consigli a Trump, ma interviene pesantemente su ogni tema. E ci sono anche voci che ci dicono che tra gli uomini del presidente Trump comincia anche a serpeggiare un certo malessere per questo protagonismo eccessivo di Musk, che appunto si occuperà dell'efficienza, no? Sarà dal Dipartimento dell'Efficacia e dell'Efficienza per il programma, per l'amministrazione Trump, però le ambizioni di Musk sono tante. Chissà se vorrà essere il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. In questo momento anche gli orizzonti megalomani di Trump inquietano i suoi oppositori, inquietano anche alcuni dentro lo staff di Trump, ma ha chiaramente molto assenso, molto consenso, l'ho più volte ripetuto, i popoli amano anche farsi guidare da personaggi istrionici, ambigui, al limite veramente proprio dell'arroganza e a volte anche del bipolarismo, perché Musk ha detto tutto il contrario di tutto su tanti temi, l'uomo che vorrà conquistare Marte. Vedremo, le ombre per me sono tantissime. Pentagono, ecco la notizia, vi vado a leggere la notizia un po' delle ultime ore. È stato nominato un fedelissimo di Trump, il conduttore di Fox News, Pete Hegseth è stato nominato di fatto responsabile appunto al Pentagono. Dunque nomina del Pentagono di un fedelissimo di Trump con questo obiettivo. L'obiettivo è quello di eliminare la cultura woke da dentro le forze armate, da dentro l'esercito, questo politically correct, questa attenzione ai diritti civili, politici, alla riscrizione, alla riscrittura anche della storia a stelle e strisce dei padri pellegrini, una certa storia americana anche delle forze armate è stata contaminata, inquinata dalla cultura woke. L'obiettivo che ha appunto il fedelissimo di Trump è di pulire, ripulire il Pentagono da tutto questo. Ah, si dice che Biden, prima, no, che finisse l'incontro con Trump, abbia chiesto
al tycoon, ma al tycoon Trump, che c'è anche il tycoon, ovviamente Elon Musk, di continuare ad appoggiare Kiev. Ci sono anche molti uomini dentro, però il Pentagono, molti generali, molti esperti militari che vogliono continuare l'appoggio, continuare a dare l'appoggio a Kiev. Vediamo poi se prevarranno le linee di Bannon, le linee di Trump, la linea di Musk sull'Ucraina. Hanno loro che hanno più potere, Trump e Musk, soprattutto se prevarrà un certo realismo politico di alcuni generali, il realismo nel senso che ci conviene continuare, ci conviene stare lì per continuare, diciamo, a contenere, no, la Russia, o anzi ancora meglio a metterla in grande crisi, in grande difficoltà. Biden ha chiesto a Trump questo, di continuare a sostenere l'Ucraina. Vediamo, si comincia a formare la squadra di governo composta in gran parte da falchi, vediamo se sono poi falchi di nome o saranno anche falchi di fatto.